Il 20 giugno 1951 venne approvata la Convenzione sui rifugiati da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Per ricordare l'evento, dal 2001 in questa data ricorre la Giornata Mondiale del Rifugiato. Anche Trieste si è unita ai festeggiamenti, ponendo l'attenzione sui diritti umani stabiliti dalle normative nazionali e internazionali, con una serie di iniziative pubbliche che hanno voluto sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche dell'asilo politico, creando un ulteriore ponte tra la comunità locale e i richiedenti asilo e rifugiati che vivono in città. La Giornata Mondiale del Rifugiato serve a ricordare tutto ciò, a patto che la solidarietà verso queste persone non si limiti a una sola giornata nel corso dell'anno, ma lo abbracci in tutta la sua estensione. Il 10 giugno è stata inaugurata, nella Galleria Tergesteo, la mostra fotografica Nice City Trieste, storie di rifugiati e di accoglienza diffusa, del fotografo Massimo Tomasini, che ha voluto descrivere il percorso di integrazione del migrante nel tessuto sociale triestino e il modello dell'accoglienza diffusa, ritenuto un esempio a livello nazionale. Il 20 giugno, al Parco di San Giovanni e all'interno della cornice del Lunatico Festival, si è tenuto il concerto del cantautore partenopeo Daniele Sepe, introdotto dal gruppo triestino Agracal. Infine, il 9 luglio, al Parco di San Giovanni, sempre all'interno della cornice del Lunatico Festival, c'è stata la festa conclusiva della Giornata Mondiale del Rifugiato. Durante tutto il pomeriggio si sono tenuti laboratori e workshop, con musica e danze organizzati dalle comunità locali ed migranti. In serata c'è poi stato il concerto del gruppo di Lubiana Malamor e del gruppo monfalconese Ujama. Festeggiando la Giornata Mondiale del Rifugiato, dobbiamo ricordarci che l'incontro tra diverse culture, tradizioni ed esperienze personali può e deve trovare una soluzione pacifica. In una società che si dice civile, solidarietà e accoglienza non possono essere messe in discussione, ma devono diventare il punto di riferimento per la convivenza dei popoli e il loro reciproco arricchimento.